Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Il nostro canto d'amore di questa mattina si fa Eucaristia attraverso la presenza di questo Cristo che si offre ancora a ciascuno di noi come cibo per la nostra crescita, per il nostro cammino. È un cibo che questi ragazzi in parte hanno ricevuto e alcuni ancora non l'hanno fatto perché lo faranno quest'anno, ma è sempre un cibo, anche quello spirituale, nella parola del Signore, che ci dà la possibilità di sentirci alimentati per poter essere testimoni fedeli all'interno della nostra comunità. Il servizio all'altare, cosiddetto i ministranti, è una realtà nella quale ognuno di noi può sentirsi non solo utile alla comunità, ma sicuramente più vicino e conforme a quello che il Signore desidera attraverso delle scelte piccole, però scelte importanti. Ecco, noi vogliamo in questo momento dire grazie al Signore per la volontà, il coraggio, la voglia di questi bambini che saranno d'ora in poi coloro che aiuteranno il sacerdote nel ministero dell'altare. E allora vogliamo domandare la purificazione del nostro cuore perché la grazia del Signore possa sempre accompagnare questo loro servizio. Alleluia, alleluia. Carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. A quanti lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, ecco colui del quale io dissi: dopo di me viene un uomo che mi è passato avanti perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare con acqua perché egli fosse fatto conoscere a Israele. Giovanni rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva detto: l'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. E io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio. Parola del Signore. Oggi rende grazie al Signore proprio per darci la possibilità intanto di accogliere questi bambini come ministranti nella chiesa della nostra comunità. Ma questa realtà che oggi loro vivranno dovrebbe servire a ciascuno di noi per riscoprire un po' il significato del servizio all'interno di ogni fraternità. Noi sappiamo che la vita di una comunità non può essere vissuta
solamente da alcuni, ma come spesso abbiamo cercato di sottolineare, ognuno ha un posto particolare dove deve esprimere il senso del servizio in base ai doni che il Signore a lui dato. Ed ecco allora che è importante oggi ripercorrere un po' il significato del servizio proprio come modo attraverso il quale possiamo diventare manifestazione del Signore. Il Vangelo oggi ci richiama un passo importante. San Giovanni, attraverso il suo Vangelo, ci dice che il Battista, colui che ha battezzato Gesù, lo conosceva, ma è venuto poi ad annunciare una persona che poi lui non conosceva, perché si è accorto che non lo conosceva bene. Forse questo deve servire a ciascuno di noi, per non stare sulle posizioni acquisite, sulle nozioni, sull'idea di questo Dio che magari abbiamo acquisito nel tempo e che ora si è assopito. Dovremmo essere talmente bravi da iniziare un cammino verso colui che ancora non conosciamo, per scoprirlo nella sua profondità, per riuscire a capire tutte quelle realtà di bene che sono presenti nella sua persona, nella sua parola, ma soprattutto nei suoi gesti. E uno di questi cammini per poter conoscere questo Dio è proprio il senso del servizio che ogni battezzato è chiamato ad esprimere nella comunità, in modo particolare per questi ministranti, che da oggi inizieranno il loro servizio all'altare. Ecco, mi pare importante sottolineare alcuni aspetti che ognuno di noi poi deve verificare all'interno della propria vita come senso del servizio. Il primo aspetto è la fedeltà. La comunità sociale molte volte ci domanda anche in maniera molto pressante il senso della fedeltà ad un impegno assunto. E quando questo non avviene, siamo noi i primi a lamentarcene, perché non si fa il proprio dovere, come si dice. Questo per quanto riguarda l'aspetto dell'amministrazione, per quanto riguarda l'aspetto dei nostri politici e così via. Ci lamentiamo tutti perché non fanno il loro dovere. Ecco, all'interno non dobbiamo vedere, io e ben volentieri noi vi accogliamo tra i responsabili del servizio liturgico. Vi invito a riflettere bene e a rendervi consapevoli dell'impegno che vi assumete. Voi diventate servitori dell'altare e collaboratori del sacerdote nello svolgimento delle azioni liturgiche che Cristo ci ha lasciato per la salvezza degli uomini. Voi aiuterete il sacerdote e gli altri ministri nel modo più degno possibile, così che ogni celebrazione, anche per merito vostro, risulti decorosa e ordinata. In questi compiti comportatevi come veri discepoli di Gesù. Da voi ci si attende che sull'esempio dei discepoli del Signore siate ripieni di carità, generosi e disponibili sempre, gioiosi e limpidi, sia all'altare come nella vita. Ma prima di iniziare il servizio liturgico, esprimete pubblicamente la vostra volontà di assumere questo impegno. Volete davvero impegnarvi in questo servizio al Signore e alla vostra comunità parrocchiale? Sì, lo voglio. Ora fate la vostra promessa al Signore. Ti ringrazio di avermi chiamato a far parte del gruppo dei ministranti. Ti prometto di essere pronto e generoso a servirti con gioia nelle celebrazioni liturgiche. Prometto anche che la mia condotta in chiesa
con la sua benedizione e la collaborazione dei vostri genitori, vi sia di sostegno per un servizio fedele e generoso. E ora facciamo la benedizione dei dirigenti. Cerchiamo un'intenzione.
unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sottoponte Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli carissimi, supplichiamo Dio nostro Padre per le necessità di tutti gli uomini e per questi nostri fratelli che oggi abbiamo accolto nel gruppo dei ministranti. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, perché sia sempre luce delle genti e così risponda al disegno di Dio Padre, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che hanno a cuore il bene comune, perché siano all'altezza del compito affidatogli dalla comunità, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché il Signore accolga le intenzioni di questi suoi figli, che oggi iniziano il servizio liturgico, e sia loro di aiuto per un servizio fedele e generoso. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i malati, sofferenti, disoccupati che attendono un gesto di solidarietà umana e cristiana. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi, affinché in forza del battesimo ricevuto possiamo essere degni membri della Chiesa. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Dio buono e grande nell'amore, fa scendere sul popolo di Dio e su questi tuoi figli la tua benedizione. Possano compiere fedelmente il loro dovere ed essere di esempio i fratelli a gloria del tuo nome. Per Cristo nostro Signore. E ora i nuovi ministranti porteranno all'altare i segni proprio del loro servizio, le candele, segno di luce, il turibolo e la vicella con l'incenso, segno della preghiera che si alza al Signore, il calice e la patena, quelle che diventeranno poi il corpo e il sangue del Signore come alimento per la loro crescita, per la crescita della comunità. Ecco, vogliamo accompagnare questa processione offertoriale proprio col senso di preghiera, ma anche col cuore pieno di gratitudine per questo loro servizio. Canto di offertorio, pagina 1. Padre nostro, Padre.
Pregate perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Mistero della fede. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti apri misericordia, dove si riverbate la vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, con gli Apostoli, con San Francesco, Sant'Antonio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza della sua parola, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Facci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia
vivremo sempre liberi del peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e vero secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi e scambiamo il Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati voi, invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non consenti di partecipare alla tua vita, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Pagina 25, il canto di comunione.
Siamo nel mese della pace, vi ho ricordato la settimana scorsa, che si concluderà poi il 4 febbraio, ma già da domani inizia la settimana vocazionale, questo appuntamento annuale molto importante, il tema di quest'anno per la nostra vicaria, chiamati ad essere voce della verità. Abbiamo sentito anche dal Vangelo. Infondi in noi, o Padre, lo spirito del tuo amore, perché nutriti con l'unico pane di vita, formiamo un cuor solo e un'anima sola, per Cristo nostro Signore. Amen. E preveniamo con la benedizione solenne. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona domenica.